Sindaco, l'ottavo laboratorio che non sembrerebbe l'ultimo, anche se è l'ultimo, in un luogo particolare. Perché questa scelta? Ma perché questo è un luogo di pazzia, è un luogo di profezia, è un luogo di vita quotidiana. Sembrava una pazzia immaginare di recuperare questo immobile, sembrava una profezia che questo immobile potesse essere un luogo di incontro, socializzazione nel cuore della Guadagna, e invece è diventata vita quotidiana ed è segno che ormai nella città è in corso una rivoluzione culturale. 8 di queste iniziative, unite alle 14 organizzate dalla Giunta nei diversi quartieri della città, non nelle circoscrizioni, ma insieme con le circoscrizioni, a Ballarò piuttosto che al Capo, allo Zen 2 piuttosto che a Danisinni, in diversi spazi non istituzionali, per promuovere quel cambio di cultura politica che fa di Palermo oggi la città più avanti d'Italia. Ci sono 1000 problemi e questi incontri servono ad ascoltare e conoscere i problemi, ma in termini di impianto e di visione abbiamo ormai capito che bisogna mettere al centro la persona umana, bisogna privilegiare i beni comuni. Ed è questa la ragione per la quale l'assessore ha presentato stamattina, ha presentato tutta una serie di atti amministrativi concreti che servono a mettere in sicurezza questo cambio culturale. Questo incontro, questa assemblea, questo confronto è servito ancora una volta a far conoscere quanto siamo in cammino e come il rafforzamento di una cultura dell'accoglienza, di rispetto della persona umana e di primazia dei beni comuni rispetto ai beni individuali e privati costituisce la migliore vaccinazione contro il populismo dell'intolleranza del ministro Salvini. E le parole che vi hanno anche destinato le avete accolte anche quelle? Assolutamente sì, perché fanno parte. Guai se non c'è conflitto e guai se non c'è tempo per cambiare. Chi dice che si cambia senza conflitti e subito è un imbroglione. Per me i populisti culturali sono imbroglioni, perché dicono con slogan e con tweet che si cambia subito senza conflitto.